Buonasera a tutti i nostri video ascoltatori, benvenuti a questo secondo appuntamento delle proposte della Biblioteca di Casalecchio nell'ambito della Festa Internazionale della Storia, giunta quest'anno alla 17ª edizione. Questa sera abbiamo con noi dottor Leonardo Goni, dottore di ricerca in storia contemporanea all'Università di Bologna, che ci presenterà un percorso, un progetto, appunto dal titolo Dal Piave a Reno e Ritorno, riguardante le popolazioni venete e friulane sfollate nel territorio bolognese dopo la disfatta di Caporetto, attraverso l'analisi dei documenti conservati presso l'archivio comunale del comune di Casalecchio di Reno, l'archivio storico comunale. Grazie per l'attenzione, passo la parola al dottor Goni. Buonasera. Ringrazio Massimiliano Neri della Biblioteca del Comune di Casalecchio per la presentazione. E questa è una ricerca che è nata grazie al fatto che l'archivio del Comune di Casalecchio di Reno conserva documenti originali di questa piccola vicenda storica che era in qualche modo ormai dimenticata, ma che nell'ambito delle manifestazioni per il centenario della fine della Grande Guerra siamo riusciti a recuperare e a ricostruire. È una vicenda storica che è accaduta, ha riguardato ovviamente non solo il territorio di Casalecchio di Reno, ma grazie ai documenti perfettamente conservati nell'archivio siamo riusciti a ricostruirla e anche a farci capire tutto il contesto storico che il territorio bolognese ha vissuto in quei drammatici anni di guerra. Nell'autunno del 1917, una nazione allo stremo dopo 2 anni e mezzo di guerra, con il pane razionato e distribuite con le tessere annonarie, a Bologna le razioni di pane aumentavano a 200 grammi al giorno, si apprestò ad affrontare una nuova emergenza, cioè quella causata dalla valanga di profughi veneti e friulani che si era riversata al sud dopo la rovinosa rotta di Caporetto che aveva travolto l'esercito italiano nella fine di ottobre del 1917. Su circa 500-600 mila profughi complessivi, l'Emilia-Romagna fu la terza regione per ammontare di profughi accolti dopo Lombardia e Toscana, e facendo eccezione del Veneto, fu la terza regione appunto che accolse come numero i profughi provenienti dalle terre invase. Come potete vedere, oltre 67.000 profughi. E che vennero fatte fluire nelle retrovie. E in particolare alla provincia di Bologna vennero assegnati ben 12.000 profughi. Di questi 12.000, ben 800 confluirono su Casalecchio, che all'epoca era un piccolo comune con una popolazione di 5.000 abitanti. Questi dati del censimento del 1911. L'arrivo di profughi nel territorio bolognese e a Casalecchio in particolare è massiccio e immediato. Nei giorni immediatamente successivi alla rotta, qua potete vedere la nuova linea del fronte, quindi tutte le popolazioni del Friuli e del Nord Veneto, come conseguenza dell'invasione delle armate austro-tedesche, dello sfondamento del fronte da parte delle armate austro-tedesche e passano la linea del Piave e fuggono verso sud. Quindi la rotta di Caporetto è del 24 ottobre e già il 6 novembre, quindi pochi giorni dopo, massicce ondate di profughi sono nel territorio bolognese e ad esempio la situazione è così grave che il sindaco del comune di Casalecchio
scrive al prefetto di Bologna per chiedere l'assegnazione di contingenti di grano extra per gli sfollati giunti in paese. E la risposta però, come si vede in questa lettera del prefetto, non è quella che l'amministrazione comunale si attendeva. Infatti il prefetto, che anche lui deve gestire questa tragica emergenza, dice: non è assolutamente possibile alcun aumento del contingentamento di grano assegnato a codesto comune. Se perciò non si potesse provvedere ai profughi costà raccolti coi quantitativi già assegnati per la popolazione, i profughi medesimi dovranno essere avviati su Firenze. Il prefetto avverte come si tratti di necessità assoluta e come quindi ogni insistenza sarebbe comunque inutile. Ricordiamo che da Casalecchio passava la linea ferroviaria della Porrettana, che all'epoca era l'unico collegamento ferroviario transappenninico che collegava Bologna con Pistoia e Firenze. E questo spiega l'indicazione data dal sindaco, data dal prefetto al sindaco, di far proseguire i profughi verso il capoluogo fiorentino, ovviamente a mezzo ferrovia. Proprio durante la Prima Guerra Mondiale, la ferrovia porrettana raggiunse infatti la sua massima intensità di traffico, con ben 70 treni giornalieri in transito. Questa linea ferroviaria poi verrà poi declassata al traffico locale con l'entrata in servizio della nuova direttissima, linea ferroviaria direttissima negli anni 30. Passata quindi la prima fase di governo dell'emergenza già nei primi giorni di novembre del 1917, le prefetture in primis si fanno carico dell'emergenza e si dotano di nuovi strumenti per cercare di governare questo fenomeno emergenziale. Il 14 novembre il prefetto di Bologna emana un regolamento, di cui qua vediamo la copia conservata presso l'archivio comunale di Casalecchio, un regolamento per l'assistenza ai profughi presenti sul territorio della provincia di Bologna e questo regolamento ne disciplina la gestione. In particolare il regolamento stabilisce che in tutti i comuni della provincia in cui potevano trovarsi dei profughi doveva essere costituito un comitato comunale di assistenza presieduto dal sindaco e affiancato da altri membri tra cui l'ufficiale sanitario. Questo regolamento in particolare si aveva come base giuridica le leggi del tempo di pace, non quelle derivanti dalla situazione bellica. In particolare faceva riferimento alle leggi sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e di assistenza, quali la legge Crispi del 1890, che stabiliva norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Il primo atto del nuovo comitato profughi che viene costituito a Casalecchio, così come in tutti i comuni della provincia sulla base del regolamento prefettizio, è quello di procedere a un censimento dei profughi presenti sul territorio. A Casalecchio questo viene fatto il 23 novembre del 17, quindi esattamente un mese dopo Caporetto, e a quella data risultano presenti 733 profughi e che verranno poi aggiornati come numero complessivo nel 7 dicembre del 17 con un totale di 823 profughi complessivamente presenti. Successivamente, con un decreto luogo detenziale del 1917 del 18 novembre, viene costituito un alto commissariato per i profughi di guerra e all'interno del quale è prevista l'istituzione di una serie di patronati in ogni comune del territorio nazionale all'interno del quale vi siano presenti dei profughi per cause belliche, e questi patronati sono chiamati a provvedere all'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra e dei fuoriusciti delle province irredente, cioè coloro che avevano abbandonato i territori italiani sotto dominio asburgico all'inizio del conflitto. Le attività di questi patronati, sorti ai sensi della normativa che vi dicevo prima, è la seguente: quindi distribuzione di sussidi ai profughi grazie ai fondi che vengono forniti dalle prefetture, reperimento e distribuzione di indumenti e biancheria, riperimento, distribuzione e vendita presso calmierato di scarpe,
visite domiciliari da parte dei membri dei comitati stessi o loro delegati per verificare le condizioni di vita dei profughi, assistenza sanitaria ai profughi e pagamento delle spese per visite mediche, prestazioni, ricoveri e medicinali, assistenza anziani, con un linguaggio dell'epoca si parla di accoglimento di vecchi nei ricoveri di mendicità, avviamento dei profughi al lavoro e anche creazione di cooperative di consumo a favore dei profughi stessi. Nei documenti casalecchiesi emerge che dalla prima quindicina di gennaio del 1918, punta massima di presenza di profughi, come abbiamo visto, il comitato corrisponde oltre 7.000 lire di sussidi a oltre 100 nuclei familiari. E questi sussidi erano pagati in base alle schede di censimento dei profughi, che erano fatte per famiglia, non per singolo. Ai profughi che avevano trovato un alloggio in affitto era concesso un contributo di indennità d'alloggio pari al 50% del costo mensile, del canone, dietro presentazione di regolare ricevuta di pagamento rilasciata dal proprietario. Non solo appartamenti economici vennero affittati ai profughi, ma a Casalecchio anche i molti villini che all'epoca ingentilivano il paese, che infatti durante la Belle Époque era diventata una località di villeggiatura, come anche ricordato Massimiliano prima, è diventata una località di villeggiatura fuori porta per i bolognesi, e questo spiega anche l'alto numero di profughi che vennero destinati proprio a Casalecchio per la presenza di queste numerose seconde case. Questa massiccia presenza di profughi nelle seconde case dei bolognesi villeggianti creerà numerosi problemi di attrito tra i profughi affittuari e i proprietari locali, quando questi ultimi, specie più altolocati, con l'approssimarsi della bella stagione, chiederanno di rientrare in possesso delle loro seconde case affittate, facendo venir meno in qualche modo la solidarietà verso gli sfollati. Questa querela vedrà coinvolto pesantemente il comitato profughi nel tentativo di mediare tra le due opposte esigenze. Il patronato riceve anche, ovviamente, richieste di sussidi di ogni tipo. Oltre a richieste in denaro, numerose sono anche quelle per avere vestiario. Talvolta, per vestiti completi, l'ente commissionava l'acquisto direttamente ad un laboratorio di sartoria, oppure forniva metri di tela per il confezionamento della biancheria, a cura dei profughi stessi. E in queste richieste non mancano talvolta le lamentele, anche contro gli altri profughi, da parte di chi si sentiva penalizzato nel trattamento ricevuto. Ad esempio, qua in queste lettere c'è una profuga di Udine che scrive al patronato e si lamenta perché dice: feci domanda per un po' di biancheria, ma la commissione non mi accordò nulla, credendomi non bisognosa. Mentre è tutto il contrario. Perché queste differenze? Mentre vedo che gente agiata è favorita. Se qualcuno ha bisogno, sono anch'io fra i primi. Così il patronato, tutti i patronati in realtà, si trovano a dover ogni volta valutare l'effettiva necessità dei richiedenti, non avendo spesso molte informazioni al riguardo, se non quelle fornite dagli stessi profughi. Il problema è generalizzato in tutte le località dove sono alloggiati gli sfollati, e questo da un lato crea tensione con la popolazione locale, che talvolta, passata l'ondata iniziale di solidarietà dopo Caporetto, inizia a sentire il peso di questa ospitalità prolungata. Infatti c'è un profugo che si lamenta nel modenese, che dice: ci chiamano profugacci, che mangiamo il loro pane, e altri simili epiteti. Appunto, se da un lato i profughi sentono, diciamo, il venir meno della solidarietà, dall'altro però sono loro stessi, sono costretti ad ammettere che tra le loro fila c'è anche chi se ne approfitta. I profughi della provincia di Modena riescono a organizzarsi e a produrre anche una loro rivista, pubblicata a Modena a cura dei profughi stessi, che così descrive questa situazione. Ve ne sono di profughi, di quelli che fanno il mestiere di profugo, sollecitando sussidi dovunque, scroccando senza averne assoluto bisogno il fitto di casa e tutto quello che possono, salvo poi frequentare i teatri, i cinematografi e bighellonare di caffè in caffè. Non mancano i viveur, gli elegantoni e le dame che fanno ostentazioni di lusso. La guerra finisce il 4 novembre 1918,
ma già nelle settimane precedenti in tutto il paese si è consapevoli che la vittoria è imminente, anche se in realtà ci vorranno ancora molti mesi, fino all'estate del 1919, prima che gli ultimi sfollati delle terre venete e friulane riescono a lasciare le provvisorie luoghi di rifugio nella provincia bolognese e rientrare nelle loro case. Questo perché? Infatti i profughi, per poter rientrare nei loro luoghi di residenza, oltre il Piave, dovevano far domanda alla prefettura competente per territorio e quindi, considerato che questi enti avevano appena ripreso possesso delle loro funzioni in territori spesso sconvolti dalla guerra, la tempistica per l'accoglimento di queste domande era quanto mai lenta, condannando i profughi a una snervante attesa. I patronati, quindi, che ormai pensavano di aver terminato, diciamo, la loro attività, si ritrovano invece a gestire tutte le pratiche per il rimpatrio dei profughi e continuando ad assicurare ovviamente ancora sussidi e mantenendo e facendo proprio da interscambio, da punto di riferimento con le autorità competenti per il rilascio dei tanti agognati nulla osta come questo che vi presento, che consente, con questo documento in mano, il profugo era autorizzato a ritornare nella sua terra d'origine. Infine, proprio sul finire, cioè in questo periodo, cavallo tra il 18 e il 19, una nuova emergenza, in questo caso sanitaria, si abbatte sui profughi e anche sui militari civili italiani, così come nel resto dell'Europa, cioè la ben nota epidemia di spagnola. Quindi i patronati sono chiamati a garantire assistenza sanitaria per i profughi che ancora non riescono a rientrare nelle loro terre d'origine. Con la primavera del 1919, risolti i problemi di comunicazione, le autorità cambiano atteggiamento. Se prima abbiamo visto che era difficile per un profugo riuscire a rientrare, a ottenere nulla osta al rientro, invece dal 19 avanzato in poi sono le autorità che invece premono per chiudere il problema dell'emergenza profughi e far sì che i profughi che ancora rimanevano nei territori del bolognese come altrove facessero quanto prima ritorno alle loro terre. Quindi questo cambio di atteggiamento avviene attraverso inviti delle prefetture che iniziano a sollecitare i singoli patronati del territorio bolognese affinché favoriscano il più possibile il rientro dei profughi ancora presenti e al contempo riducendo la concessione dei sussidi agli assistiti. Chiaramente tagliando i fondi, i sussidi, i profughi sono ulteriormente incentivati a ritornarsene a casa loro. Infine viene disposto a decorrere dal 31 luglio 1919 la cessazione totale dell'erogazione di qualsiasi sovvenzione ai profughi ancora presenti sul territorio bolognese. Si conclude qui questa ricostruzione storica di questa vicenda che era rimasta dimenticata per oltre un secolo e che, grazie appunto all'archivio del comunale, in particolare quello del comune di Casalecchio di Reno, siamo riusciti a ricostruire un secolo dopo per il centenario della Grande Guerra. Io vi ringrazio e vi auguro buona serata.